Ciao bambini, allora, come state? Come sta andando questo tempo a casa? Spero bene. Io sto ricevendo tantissimi lavori e sono molto contenta perché state lavorando molto bene, anche se devo dire che me ne mancano di molti bambini. Quindi approfitto di questo spazio per invitare i bambini che non hanno ancora inviato i loro lavori ad inviarli al più presto, perché io devo controllare, devo correggere, devo valutare, devo capire soprattutto se voi mi seguite, se è tutto chiaro, fatemi anche delle domande, se c'è qualcosa che volete chiedermi che non è molto chiaro. E che volete che rispieghi, però mi raccomando, scrivetemi e soprattutto mandatemi i lavori. Quindi mi rivolgo a chi non ha ancora consegnato, inviando ovviamente via mail, di mandarli. Vi do ancora, dai, tutta la settimana fino a venerdì, chi non l'avesse ancora fatto, di inviare al più presto. Ok? Allora, oggi vi presento una poesia che è stata scritta proprio in questo periodo, per questo ormai famoso virus che tutti conosciamo, coronavirus, che ha il nome di una corona, ma insomma non è proprio un re o una regina, perché non ci sta trattando proprio bene. Vabbè. Allora, noi abbiamo detto che la poesia nasce da un bisogno di esprimersi, no? Una necessità di esprimere sentimenti, paure, emozioni. E questa poesia è stata proprio scritta per questo bisogno. Questo signore che si chiama Roberto Piumini, che è un po' considerato l'erede di Gianni Rodari, ha scritto questa poesia proprio nel giorno del suo compleanno. Perché l'ha scritta? L'ha scritta proprio per quel bisogno, cioè quel bisogno di spiegare ai bambini questa epidemia in modo rigoroso, no? In modo deciso, però allo stesso tempo senza trasmettere ansia. E ha voluto fare una sorta di regalo ai bambini e questa poesia serve a insegnare soprattutto un po' di regole che in questi giorni abbiamo tanto tanto sentito, no? Spesso lavarsi le mani, stare a casa, starnutire nella piega del gomito, insomma, tante regole che ci ripetono spesso, che sono regole poi che vanno sempre applicate, che sono regole sempre utili, no? Quante volte dicevamo, quando starnutisci, metti la mano sulla bocca. Ora magari è più corretto dire starnutisci nella piega del gomito, oppure quando fai la tosse, copriti la bocca. Insomma, sono regole che spesso abbiamo sentito durante le nostre giornate, anche a scuola, quante volte vi dicevamo copri la bocca, butta il fazzoletto dove ti sei appena soffiato il naso, laviamoci le mani, cerchiamo insomma di avere tanta attenzione, no, per l'igiene, perché l'igiene è la prima forma di difesa dai batteri, dai virus, dalle malattie, diciamo, batteriche, ecco, da contagio. Allora, andiamo un po' a vedere cosa ci dice, cosa ci ha scritto, cosa ci ha regalato questo signore di cui abbiamo scritto spesso delle poesie, no? Che ci ha fatto un sacco di regali. E noi abbiamo accolto tantissime volte le sue poesie, le abbiamo interpretate, le abbiamo scritte, le abbiamo imparate, le abbiamo raccontate. Allora, si chiama proprio il coronavirus. Leggiamole insieme. Che cos'è che in aria vola? C'è qualcosa che non so? Come mai non si va a scuola? Ora ne parliamo un po'. Virus porta la corona,
ma di certo non è un re e nemmeno una persona. Ma allora, che cos'è? È un tipaccio piccolino, così piccolo che proprio, per vederlo da vicino, devi avere il microscopio. È un tipetto velenoso che mai fermo se ne sta, invadente e dispettoso, vuole andarsene qua e là. È invisibile, leggero e pericolosamente microscopico guerriero. Vuole entrare nella gente, ma la gente siamo noi, io, te e tutte le persone. Ma io posso e anche tu puoi lasciar fuori quel briccone. Se ti scappa uno starnuto, starnutisci nel tuo braccio. Stoppa il volo di quel bruto, tu lo fai e anch'io lo faccio. Quando esci, appena torni, va a lavare le tue mani. Ogni volta, tutti i giorni, non solo oggi, anche domani. Lava con acqua e sapone, lava a lungo e con cura. E così, se c'è il birbone, va giù con la sciacquatura. Non toccare con le dita la tua bocca, il naso, gli occhi. Non che sia cosa proibita, però è meglio che non tocchi. Quando incontri della gente, rimanete un po' lontani, si può stare allegramente senza stringersi le mani. Baci e abbracci non li dare, finché è in giro quel tipaccio, è prudente rimandare ogni bacio e ogni abbraccio. C'è qualcuno mascherato, ma non è per carnevale, e non è un bandito armato che ti vuole fare del male. È una maschera gentile per filtrare il suo respiro, perché quel tipaccio vile se ne vada meno in giro. E fin quando quel tipaccio se ne va dannoso in giro, caro amico, sai che faccio? Io in casa mi ritiro. È un'idea straordinaria, dato che è chiusa la scuola, fino a che fuori nell'aria quel tipaccio gira e vola. E gli amici e i parenti, anche in casa, stando fermo, tu li vedi e li senti, stati insieme sullo schermo. Chi si vuole bene può mantenere una distanza. Baci, abbracci adesso no, ma parole in abbondanza. Le parole sono doni, sono semi da mandare, perché sono semi buoni a chi noi vogliamo amare. Io, tu e tutta la gente, con prudenza e attenzione, batteremo certamente l'antipatico birbone. E magari, quando avremo superato questa prova, tutti insieme impareremo una vita saggia e nuova. Ecco, questa è la poesia, un po' lunga. Molto bella, dove lo scrittore, il poeta, ci dà degli ottimi consigli. Quello che io vi chiedo, ragazzi, non è di impararla a memoria, non ve lo chiedo, però vi chiedo una cosa molto importante, di leggerla con intonazione, cioè dando la giusta intonazione al verso, alla frase. Perché la poesia va letta sempre con sentimento, con intonazione, perché deve emozionarci, no? E quindi solo con una bella lettura possiamo emozionarci leggendo una poesia. Quindi vi chiedo proprio questo. Io poi ve la farò leggere durante la video lezione che faremo giovedì. Quindi farò leggere un pezzetto ad ognuno di voi e voglio proprio che imparerete a leggerla con sentimento. Quindi allenatevi, allenatevi per la lettura, perché è importante, molto molto importante. Comprensione del testo poetico. Allora, qui vi ho dato delle domandine a cui rispondere.
Con quale nome dispregiativo? Vi ricordate i nomi? Dispregiativo, vezzeggiativo. Ecco, quindi con quale nome dispregiativo viene chiamato dal poeta il famoso virus? Poi, cosa intende il poeta quando scrive vuole andarsene qua e là? Cosa intende il poeta quando scrive, qui dobbiamo metterci, aspettate che raggiungo, che mi è sfuggito. Cosa intende il poeta quando scrive state insieme sullo schermo? Quindi queste sono domandine semplici a cui dovete rispondermi. Poi andiamo a cercare in questo testo le similitudini. Cosa sono? Sono dei paragoni tra due immagini che hanno caratteristiche in comune. Quindi, quando ci sono due immagini o due concetti, no, che hanno delle caratteristiche in comune, vuol dire fare una similitudine, un paragone, un confronto. Quindi, cerchiamo nel testo le similitudini e cerca nel testo le similitudini e riportale sul quaderno. Quindi, qual è la consegna? La consegna è questa: leggere molte volte la poesia. Con intonazione e sentimento e ricopiarla sul quaderno. Quindi il lavoro è questo: un lavoro di lettura e ricopiare tutta la poesia. Quindi molto bene, mi raccomando, con una bella scrittura, con ordine. Deve essere proprio un lavoro pulito, ordinato e molto curato. Quindi tutto sul quaderno, la ricopiamo tutta. Ecco qua, molto bene. Quindi non la impariamo, ma la ricopiamo. Magari ci facciamo aiutare da qualcuno, ce la facciamo dettare, insomma, anche in più volte, non tutto in una volta, la spezzate a metà e ne fate una parte una volta, poi la seconda parte un'altra volta. E poi la comprensione del testo poetico. Scrivete proprio così, comprensione del testo poetico, e poi, ecco, magari qui possiamo scrivere, rispondi alle domande, ecco, così è più chiaro, rispondi alle domande sul quaderno, così è più chiaro. E quindi rispondiamo alle domande, cerchiamo le similitudini nel testo e le riportiamo sul quaderno. Quindi questo è il lavoro che io vi affido. Questo lavoro lo finiamo per venerdì, quindi entro venerdì, vi ho dato un sacco di giorni, oggi è martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, quindi entro venerdì. Dovete mandarmi le foto del lavoro sul quaderno. D'accordo? Intanto però leggete bene con intonazione e con sentimento perché io poi vi faccio leggere il giorno della lezione. Non so se finita, non so dove mi ero fermata, a un certo punto visto che si è bloccato comunque. Quindi questo è il lavoro da fare, ricopiare sul quaderno, rispondere alle domande e cercare le similitudini nel testo e leggere con intonazione, con sentimento e a voce alta, perché io poi vi faccio leggere e controllo proprio, voglio valutare proprio questa lettura se è stata allenata. Va bene? Allora, io vi saluto, vi do un super bacione. A presto. Ciao bimbi!